Sims, Mattex, Massimo Campi, Stellina IU Primo, Pispigli nel Buio SMR, Daniel Power, Lady Trilli, Mary Jane ASMR, Gianluca Zambrotta, Alexander Magno II, Vera Scarrone, Catherine Bach, Marta ASMR, Renato ASMR, Videomania, Giallo ASMR, Fede, Mari ASMR, Francesco Pifulco, Mark Russell e Pantatabella Sings, grazie. E adesso passiamo ai saluti alle persone che hanno indovinato il trigger nell'episodio precedente. Un saluto speciale a Chapiox, Daniel Power, Lady Trilli, Mary Jane ASMR, Marta ASMR, Mark Russell e Pantatabella Sings, che saluto così. Bravi, bravissimi. Speciale va a Alexander Magno II, Vera Scarrone e Fede, che saluto così. Bravo. Bello questo suono, lo amo anche io molto. Un altro saluto speciale va a Mattex, che saluto così. Bravo Mattex, complimenti. Un altro saluto speciale va a Mary ASMR. Another special greeting goes to Lily Morais. E saluto così entrambe. Very good, brava. Un altro saluto speciale va a Giallo ASMR, che saluto così. Bravo Giallo ASMR. Sei stato l'unico che ha scelto questo oggetto. Ciao, continua così. Ed infine un saluto speciale va a Francesco Pifulco, che saluto così. Andiamo a vedere gli oggetti triggerosi di questo.
questa settimana. Benissimo, per questa settimana abbiamo una nuova tematica che riguarda il legno. Adesso osservate e memorizzate per bene tutti gli oggetti. Memorizzato tutti gli oggetti? Bene, adesso andrò a scegliere uno. Adesso prestate attenzione al suono dell'oggetto che riprodurrò e provate a indovinare di che suono si tratta. Quale trigger è? Benissimo, adesso lasciate un commento scrivendo cose. Uno è il nome dell'oggetto che avete ascoltato e due è il nome dell'oggetto che vi piacerebbe ascoltare al prossimo episodio che avete visto in quest'ultimo episodio qui. Pensavate fosse finito qui l'episodio? No, no, vi sbagliate. Perché, dato che sarà il penultimo episodio questo, io voglio porvi adesso tre domande e se qualcuno di voi riuscirà a indovinare rispondendole correttamente tutte e tre, riceverà un premio speciale all'ultimo episodio. Bene, ecco le tre domande. Quanti episodi non è apparsa la scritta Janard sugli oggetti? Numero 2. Esiste un episodio dove nessuno ha indovinato il trigger? Se sì, quale? Numero 3. Qual è l'oggetto corretto dell'episodio numero 5? Attenzione, l'oggetto corretto sarebbe l'oggetto che ho riprodotto all'episodio numero 5, che è stato ovviamente indovinato. Quindi rispondete per bene tutte le domande e chi riuscirà a rispondere tutte e tre correttamente riceverà questo premio che scoprirete al prossimo episodio. Bene ragazzi, noi ci vedremo al prossimo appuntamento settimanale della serie Quale Trigger. A presto!